Senz'altro si è chiusa un'epoca. La domanda è, non se ne è aperta un'altra sotto altre forme? Forme di lotta che si adattino invece a questa nuova situazione più violenta, di cui le vite dei giovani poi, ma non solo, sono sacrificate alla logica di valorizzazione del capitale. Purtroppo, nonostante capacità di orizzontali, di entrare in rete, di cooperare, capacità di produrre da sé. Ecco, nuovi strumenti per organizzare. E riporre il problema di cambiare il mondo. Però rispetto agli anni zero, tra virgolette, adesso forse qualcosa mi pare che si stia muovendo a seguito delle conseguenze del 2008 e di altre questioni. Quindi secondo me sì, in quella direzione lì c'è, si parla di femminismo, xenoleft, cioè nel senso di realtà, secondo me un po' di, come dire, di movimento c'è. Per tornare al discorso di questioni telluriche, eccetera. Il problema che vedo io è la frammentazione. E cioè è difficile che senza avere delle reti strutturate, senza avere dei soldi anche soltanto, che senza avere dei posti, perché uno degli altri problemi giganteschi che si è parlato tanto in quegli anni lì di centri sociali, eccetera, tutti questi spazi qua sono completamente collassati. Sono stati chiusi. Sì, scusa. Però appunto non ci sono più, cioè spazi dove noi usciamo, spazi di consumo, ce ne sono tantissimi e aumentano sempre di più, ma spazi dove oltre a consumare parli di questioni, ci sono... Si è aperta un'altra nuova tipologia di spazio, è lo spazio del virtuale, perché tu dici... Mancano gli spazi per discutere dal vivo, dal vero, per prendere decisioni. Sì, però ci stanno degli spazi che si aprono a livello virtuale in cui tu puoi dire la tua, ok? E che la tua vale tanto quella dell'altro, che portano con sé ovviamente tutta una problematica per che cosa significa questa roba. Cioè non è soltanto il fatto che dove sono i nuovi punti di domanda, dove sono i nuovi interrogativi, sì, ma dove si parla anche dell'interrogativo è comunque un altro termine in più che complica ancora di più la situazione, proprio per via della globalizzazione, proprio per via della iperdemocratizzazione dei punti di vista di tutti e proprio per via anche della dimensione temporale di quello che diciamo, che viene consumata ad un livello iper veloce, che già fra 3 minuti ce li siamo scordati. Guardate, i centri sociali non sono stati chiusi, i ragazzi non li frequentano perché li frequentiamo noi, per due motivi. Innanzitutto perché la generazione dei più giovani ritiene che la metà dei problemi che ha la loro generazione l'abbiamo causata noi. È vero o non è vero? Non lo so. Dice, non vi siete opposti al capitalismo, a tutto quello che è accaduto. Non vi siete opposti nelle misure in cui vi sareste potuti opporre, non ho capito perché state là ancora a fare gli antagonisti di che e di che cosa. Evidentemente agli occhi loro abbiamo fallito, con tutte le problematiche e tutte le buone intenzioni di quella che è stata la nostra generazione. Chiaramente Veronica dice, se tutti devono dire a loro, oggi la dicono sui social, e il fastidio che procuriamo poi ai giovani, il fatto che noi, secondo loro, passati i 35 anni, noi siamo tutti boomer, quindi tutti vecchi, dobbiamo abbandonare i social, rinchiuderci in un social per vecchi quale Facebook e non andare in giro nelle piattaforme che sono per i giovani, tipo Instagram. Il fatto che noi siamo così pervasivi, così egocentrici, che è ancora al centro del dibattito e gli togliamo il posto che a questo punto, visto che noi non siamo riusciti a realizzare le nostre cose, le nostre battaglie, a questo punto loro se ne farebbero carico, ma noi stiamo ancora là, su piazza, nostalgici, a voler fare l'antagonismo, ma loro non capiscono a che cosa, in qualche modo li inibisce. Quindi loro si incontrano sui social, sì, perché là sono loro, quello è l'ambiente loro. Loro ci percepiscono come una generazione che comunque gli ha tarpato le ali ai giovani che questa società la vivono e che devono fare a schiaffi con la società che noi gli abbiamo lasciato. No, io volevo dire, cioè poi Renato anche voleva dire. No, io non mi ritrovo proprio nell'interpretare le mutazioni storiche del momento dentro la categoria del conflitto generazionale. Non lo percepisci? No, secondo me è sbagliato porlo in termini di conflitto tra generazioni. Cioè, metterlo in termini di conflitto generazionale, noi vecchi, loro giovani,
No, non è tanto. Non coglie la linea di frattura su cui si crea oggi davvero il conflitto. Cioè, descriverla come conflitto in realtà non è conflitto, è un cambiamento. È proprio coscienza del cambiamento. Cioè, però la differenza, cioè io, come dire, il passo nella tragedia l'ho vissuto quando ho iniziato a lavorare. Lì c'è quella frammentazione, quella difficoltà a creare rete, quell'essere per i cazzi propri che non so se i social riescono a superare. Ed è lì che sento la mancanza di spazi, di incontri, certo, eccetera. Però non so, tu non sei un nativo digitale. Io non sono un nativo digitale, tu tantomeno. Pensa al nativo digitale, che quando nasce digitale il suo spazio è quello del digitale. C'è un altro passo, cioè prendiamo una generazione di 40-50 anni che avevano pensato a internet prima che internet ci fosse, cioè il periodo cyberspazio. Cioè lì sarà pensato a degli spazi che non fossero degli spazi reali, ma virtuali, liberi, in cui un certo potere non potesse arrivare. Oh, quella roba lì è fallita. Oggettivamente fallita, nel senso che Facebook è la dimostrazione che quella cosa lì non funziona, cioè per come sono in questo momento, cioè appena tu accendi WhatsApp e c'è scritto Meta sotto, comunque sono veramente dei posti che sono veramente molto pericolosi e non basta sapere conoscere lo strumento, bisogna avere un aspetto critico, secondo me, gigantesco. Io sono molto d'accordo. Ma cosa, la politica, cioè o la fai dall'alto o la fai dal basso, non so, dico male, però okay, se la fai top down, in questo momento mi sembra che siamo abbastanza d'accordo che i partiti, come dire, non è che ci rappresentano più di tanto. Se la fai dal basso, le comunità dal basso, ad esempio, non so, il discorso del locale, non so quanto lo riesci a fare sul cioè io ci credo nel bottom up, sì sì, tanto, appunto, però quello lo fai con spazi fisici, dici, e cioè dici, l'importanza degli spazi fisici è fondamentale. Ma l'abbiamo visto anche con la pandemia, nel senso, sicuramente senza la presenza dei social ci saremmo sparati in testa, ecco, cioè nel senso saremmo, quindi sicuro, questo sì. Però dall'altra gli spazi, cioè il contatto, il conoscersi, eccetera, cioè non so come dire, è un'esigenza antropologica che c'è da troppo tempo, nel senso che mentre il social dà delle possibilità gigantesche per altri versi, però poi come si fa a creare gli spazi oggi, non lo so. Il discorso dello spazio e della condivisione è qualcosa che sul quale non ti so neanche rispondere, perché io ho una vita abbastanza isolata, nel senso, uno spazio di fruizione intergenerazionale non conosco più, io almeno non credo di conoscere più, di frequentare, è qualcosa che posso dire quasi per certo, insomma. Questo è un problema intergenerazionale. Ma io credo che nel momento in cui ci dividiamo generazionalmente stiamo facendo il loro gioco, semplice così. Infatti per quello che l'arte contemporanea fa paura, perché comunque gioca su più generazioni e questa cosa qua, quando scava troppo, non piace. Cioè, l'arte contemporanea è uno dei pochi campi in cui c'è proprio una comunicazione intergenerazionale, che nasce dagli interessi specifici della tipologia di arte che si fa. E questa cosa io credo che chi ha potere l'ha capita in Italia, e dunque sta togliendo le possibilità di comunicazione all'arte contemporanea. Tutto quello che divide in realtà è utilizzato contro di noi, contro chi vuole unire. Per cui io credo che non sia casuale che si tolgono i fondi all'arte contemporanea, proprio perché è potenzialmente un metodo per far aprire gli occhi a persone che in realtà dovrebbero tenere gli occhi chiusi, non come fa la televisione tende a chiudere gli occhi delle persone, non glieli apre. E lo stesso vale per i social, no? Cioè, adesso il discorso social è molto complicato, però i social sono privati, sono di proprietà di qualcuno che decide di far vincere Trump, per dire, no? Poi ci sono altre cose, però voglio dire, alla fine è funzionato così, e non c'è stato nulla di democratico in tutto questo.